pausa che si rispetti, 4 minuti sono pochi. Ce ne vorrebbero almeno 10. Beh, che facciamo qui? Se aspetti che questa macchina ti faccia anche un pompino, aspetti un bel po'. Questo è il modello vecchio. Questo è il modello rotto. Ho schiacciato molto dolce, questa puttana a vapore me l'ha dato amaro. Abbiamo troppe calorie. Che bisogno c'è dello zucchero? Che esperimento è? Ah, quelli? Ah, beh, di solito quando lo spazio è sufficiente per tutti se ne stanno buoni e tranquilli nel loro settore. Stabiliscono chi deve comandare senza usare la violenza. Sta arrivando per il giro di ispezione, figlio di Frankenstein. Giacomo Boatta, lo sai che questa mattina c'hai il 30% di imperfezione? E allora, come la mettiamo, biondino? Qui i casi sono due, o ti droghi o ti fai troppe seghe. Ma stai attento, eh? Altrimenti ti sbatto all'ufficio con l'audi. E io mi sbatto le balle. E sbatti, sbatti. Voglio vedere poi chi sbatte meglio. Sbatti! E guarda lì! Lui sbatte. Io sbatto, tu sbatti. Egli sbatte. Noi sbattiamo. Se io sbattessi, voi sbattereste. Essi sbattono. Sbatterei, sbatterò, saremo sbattuti. Giuda, che ha fatto? Gliel'avevo detto, no? Mi dispiace, non avrei mai creduto. Ha visto chi è stato a cominciare? No, non ci ho fatto caso. Ah, ma c'è sempre uno che comincia a mordere gli altri. Qualche volta subito, qualche volta dopo un'ora o due, secondo il soggetto. Sarebbe interessante sapere chi e perché comincia a mordere. E questo può succedere anche agli uomini? Ma se qualcuno li mette in gabbia...
via, Ugo. Via, prendi Ovidio. E tu, forza, via. Lunga, me, dai. Vado. Vai, Lunga, vai, Lunga, ecco, vattene. Guardate che tiro. Ecco, guarda che passaggio. Vai. Dai, a gol. Passaggio. Gol. Gol. Gol al cazzo. Quella, la mia macchina. Ma sei sicuro che era qui? Sì, davanti al cartello. Vengo. Era lì. Ehi, senti un po'. Che c'è? La mia macchina che fine ha fatto? Ma chi l'ha vista la tua macchina? Ma io ti spacco il muso, le 300 lire le hai prese. Piantala. Prendi le tue 300 lire, va al diavolo. Ma tu guarda sto figlio di... E lascialo perdere, che gli vuoi fare? Tanto quello mica se la ritrova. Disgraziato. La macchina. Che squalo, e dove l'hai preso? Non facciamo stronzate. Sali, terrone. Perché vuoi tornare a piedi, Picciu? Dai, monta. Trappola, Vigio. Ah, sì? È tutta la salata! Fermi! Ma guarda che roba! Apri lo sportello. Perché? Apri? Dillo adesso. Su, ragazzi, un po' di prudenza. Ma insomma, dove guardate? Te l'ha data. Avete fracassato lo sportello. Forza, dai, tira su. Aiuto. Si è fatta male? Niente, ti ho rotto, spero. Mi fate la pioggia, vacci tu. Vai, dai, fatti. Ehi, aspettatemi. Ti regalo la Ferrari. La siete fatta la macchina? E adesso dove ve la mettete? Eccolo! Un insieme di regole A per risolvere i problemi di C è un algoritmo risolutore. Se per ogni D con A le regole in questione descrivono in modo esatto ed univoco un primo passo da compiere. E dicono ancora, dopo N passi, quale sia l'N passo più 1 da realizzare. E l'ultimo passo fornisce un elemento di R più B. Precisamente il risultato richiesto da noi per risolvere il problema. Chiaro? Ma che viene a dire? È il nostro oroscopo, dice che presto ci mandano tutti a casa e vanno avanti a macchina. Come a macchina, ma noi? Ma che fai, credi ancora agli oroscopi tu? Impostazione in COBOL, desidero sapere da voi se avete qualche domanda da fare. Scusi, ingegnere. Prego. Vorrei sapere se le regole di A si possono innescare anche in un insieme di dati iniziali A equivale a 1, a 2, a T, non aventi nessun significato per il problema PT o no? E bravo il commissario Santagà, mi compiaccio per la sua acutezza, bravo.
prego. Ma la domanda del commissario è un pochino prematura. Ne parleremo alla prossima lezione. Alla prossima lezione ci arriverete tu e lui. Qua nessuno ci capisce un cazzo. Signori, grazie, a domani. Arrivederla, grazie a lei. Senta, scusi tanto. Scusi, lei non sa quanto dura normalmente questo corso? Di solito 20 giorni. Con voi della polizia, non so. Staremo a vedere. Grazie. Prego. Ah, signor Mainardi, per quella vostra denuncia di furto della Mini Morris, è tutto a posto, eh? L'avete trovata? Già, proprio così. Magnifico, e poi dicono che la polizia dorme. Va bene che adesso avete il centro elettronico. Questa volta è stato facile. La macchina era sul piazzale. Quando sono andati via tutti è rimasta solo quella. Proprio nel posto dove l'avevate lasciata voi. Ma non mi dica. Vi dico. Beh, sai, in quel casino. Brutto affare ieri allo stadio, eh? 40 contusi, un morto e 3 feriti gravi. Io sono andato via prima. I tifosi quando si scatenano. Ma in questi casi io credo che il tifo c'entri poco. Oggi la gente, secondo me, va allo stadio proprio per sfogarsi, per urlare, per maledire a squarciagola non gli avversari, ma la propria cattiva sorte. Teoria molto interessante. Comunque noi ci siamo andati solo per la partita. E adesso la macchina è ancora allo stadio? Certo, tranquilla, è chiusa a chiave. Grazie. A domani. A domani. Arrivederci. Arrivederci. Ma dove tiene la testa certa gente? Già, chissà dove la tiene. Oh, aspettami! Senti, Mainardi, ti ricordi che dopo c'è la riunione? È importante che nessuno manchi. Quale riunione? Ma la riunione del sindacato per il rinnovo del contratto, no? Ma siete già tanti, che c'entro io? Ma cosa dici? Lo sai che sei strano da un po' di tempo. Che ti succede? Stai male? Proprio così. Questo è un lavoro di cervello. Siamo sempre sotto pressione. Sarà lo stress, lo sfruttamento. Ma io qui non ci voglio stare un momento di più. Io me ne frego del contratto. È già tanto che ci sto a lavorare. Tutt'al più ci posso mettere una bomba. Ma lascia perdere queste cazzate. Il sindacato ha ben altre forme di lotta per imporre i diritti dei lavoratori. Lo sai che adesso mi avete proprio stufato. Senti, amico, non fare il furbo con me. Se te ne vuoi andare per la tua strada, sono cazzi tuoi e basta. E ricorda che i tipi come te non mi sono mai piaciuti, capito? Contusi, un morto e 3 feriti gravi. Mica male, eh? Ma a me il caso non interessa affatto. Però lo sai com'è il capo. Quando ti affida un incarico non c'è niente da fare. È testardo, l'arteriosclerosi galoppa. E poi io li conosco, questi delinquenti figli di puttana che si divertono a provocare la gente. Li conosco bene. Ah, beh, se li conosci, allora non ci sono più problemi. Guarda, tra quella teppaglia lì, come prendi, prendi bene. Tempo 24 ore te li sbatto dentro tutti e 3. Perché chi lo dice che erano 3? Sta scritto qui, sul rapporto. Ma io sto già scavando, sai. Immigrati, sudisti, il cancro di Torino. Ecco, bravo commissarietto. Scava. Dì un po', sapientone. Com'è che t'hanno sbattuto fuori dalla mobile a te? Beh, perché io lavoro col cervello. Guarda che la materia grigia ce l'abbiamo anche noi del nord, eh? Ma no, col cervello elettronico, tu alla centrale. Cosa avevi capito? Peronia, che niente fa, non c'è niente da fare. Scusi, non è niente. Disgraziato! L'ammazzo! Inseguiamolo, commissario, se quello lo raggiunge lo ammazzo. Ma non l'ammazzo. Ma i vigili, dove sono i vigili? C'hanno da fare con le scarpe. Le scarpe? Lo sai, hanno in dotazione soltanto la divisa. Le scarpe o se le comprano o vanno a piedi nudi. Andiamo. Oh.
Com'è che ti hanno sbattuto fuori dalla mobile a te? C'era lei qui ieri quando hanno rubato quella Ferrari? Era sua quella macchina, perché non ha la faccia da Ferrari. Non si offenda, eh? Si fa così per dire. Non si offenda. Una sigaretta? No, grazie, io non prenda, fumo. Prenda, coraggio. Mai fumato io. Beh, se proprio insiste. E che tipi erano? Chi? Quelli che hanno rubato la Ferrari. E chi li ha mai visti quei tre? Qui la domenica è un casotto. Quando aprono i cancelli vengono fuori tutti come dei matti, degli ossessi. Perché erano tre? Tre? 100.000. Ma insomma, lei non legge i giornali. Erano 100.000. 100.000. Vengo, vengo. 50 lire. Ma mi ha dato 50 lire. Ma come ho fatto 50 lire? Ma ferma! Ma vengo! Togther! Certo, dai, mo. Ciao, Vito. Se ce l'ho sotto le chiappe, è mia, no? Per me c'è un solo sistema, mettere una bomba sotto la fabbrica. Guarda, tutto il giorno tra finanza e PS ho le palle che mi scoppiano. Dovresti vedere che faccio. Una galleria di sapientoni. A chi lo dici? Stamattina quel culo del direttore mi dice: Giacomo Boatta, sai cosa ha detto di te la macchina oggi? Se c'hai il 30% di imperfezione, guarda che ti sbatto al reparto collato. Attento! I don't know what you're supposed to say.
Andiamo! Via! E chiudi? Ovidio, quello ci ammazzava tutti e tre. Sono io però che l'ho ucciso. No, l'abbiamo ammazzato tutti e tre. Dario, tre baby. Ciao tesoro. Ciao. Se sei già qui vuol dire che è tardi. Senti, l'arrosto è in frigo, ci vediamo domani. Senti un po', moglie, ma se stasera non ci vai in ospedale, che succede? Mica ti cacciano. No, ma mi abbassano il punteggio, a ottobre c'è il concorso, lo sai. Lo so, fortuna che domani è domenica, così stiamo un po' insieme. Oh, povero amore, domani sono di turno. Bene. Ah, senti, hai ritirato la macchina, tutto a posto? Tu stai bene, sì? Tutto a posto, naturalmente. Dio, com'è tardi, a domattina. Alba? Sì? Quando fate sciopero voi medici? Non lo so, la settimana prossima, credo. Perché? Per scopare. Uffa. Uffa. Uè, Snyakabutu, sei ancora qui? Senti, l'hanno dato a te il caso di quel camionista? Sì, e ti dirò che è un caso che mi piace molto. Perché? È chiaro, il movente politico. Il morto aveva dei precedenti, diciamo, molto ambigui. Scusa, ma non l'hanno ammazzato per una questione di precedenza? Apparenze, tutte apparenze. Io intanto scavo, scavo. Secondo me tu hai sbagliato mestiere. Io perché? Dovevi fare il becchino. Ma vada via qui. E che c'è scritto? E lasciami leggere, no? Stando alle dichiarazioni di alcuni passanti, si tratta di auto targata Torino e che inizia con R6 o R86. Anche sul tipo di macchina e sul colore non ci sono opinioni concordi. Quello ha cercato di ammazzarci, anche se la polizia ci becca. Sì, bravo, stai fresco. Chi uccide barbaramente è un mostro, non lo sai? Se ci beccano, la paghiamo anche per tutti quelli che non prendono mai. Ma tu guarda quell'incosciente. Ho letto tutto. Che dite? Siamo nei guai? Beh, per quanto riguarda la targa possiamo stare tranquilli. Qui dice R6 o R86. La tua invece è L96. E alla tua età credi ancora ai giornali, Pivello? Può essere un trucco della polizia, no? Sveglia, bambocci. Ci vediamo più tardi. Ciao, Pivello. C'è ancora qui! E il terminale lo... Meglio così. Meglio così. Stavolta ti sistemo io per le feste. Ti faccio un rapporto con i controfiocchi. Voglio vedere se quelli del consiglio di fabbrica oseranno dire di no. Mi dispiace, mi è scappato. Ti sistemo io a te! Ti faccio vedere io chi sono, è chiaro! Buongiorno, professore. Carissimo, come sta? Mi scusi, ma ho chiesto al direttore il permesso di disturbarla un momento. Se posso esserle utile. E questa è la 158, vero?
Eh sì, c'è scritto lì. Ah, sì, sì, certo, vedo, vedo. No, niente, si tratta di una sciocchezza. Un piccolo esperimento, tanto per rimanere in esercizio. Sai, il corso giù è talmente rapido, presto ci saranno gli esami. Che le importa? Tanto sarete tutti promossi, no? Sì, ma non è questo, eh. È che a me piace sempre capire tutto di tutto. Andare sempre in fondo alle cose, capisce? Certo, capisco. Ecco, e allora pensavo che con questa macchina si potrebbe sapere esattamente fra quante settimane uscirà il 42 sulla ruota di Palermo. Sono un vecchio giocatore, cosa vuol farci? È 3 mesi che ci provo. Ecco, allora avrei preparato qui anche tutti i dati relativi, non le dispiace, no? Se lo faccio passo un sacco di guai. Perché? La macchina sta lavorando. No, ma ci sono ancora 2 mega di memorie liberi. D'accordo, allora ci proviamo. Ecco, grazie. Ho sempre pensato che i poliziotti sapessero solo sparare, dare manganellate e leggere libri gialli. Beh, sa come si dice dalle mie parti? Fatti la fama e cuccaticci sopra. A proposito, li hanno presi finalmente, eh? Chi? I ladri di macchine. Mica me l'avevano rubata la macchina, l'ha sentito il brigadiere, no? Ah, già, è vero, la sua nonna, sì, sì. Hanno rubato una Ferrari e una moto. Erano in 3. 3? E chi erano? Oh, Teppa. I soliti immigrati. L'ho sempre detto io. Che cosa? Che la nostra polizia è la più efficiente del mondo. Oh, grazie. Presenterò. E la macchina cosa dice? Cos'è? Parla dialetto adesso? No. È al posto di dati incompleti oppure errata programmazione. Gliel'ho insegnato io. Non lo trova divertente? Molto divertente. Rompe la monotonia. Già. La monotonia, certo. Che faccio? Lavoro per il comune io. Divieto di sosta, cosa fa? Concilia? Ma un paio di balle, concilio. Ehi, giovanotto, guardi come parla con me, eh? Se mi ha visto arrivare mi poteva fare segno, no? Questa è la terza in 4 giorni. Vede, qua non si posso stare. Se vuole chiamo il carro attrezzi. Ma chiama quel cavolo che ti pare. Non gli importo. Vabbè. E tu chi sei? Ehi! Quello che ha sposato il secondo letto, donna Angela. Perché ti sarebbe parente? Cioè, sarebbe di cucina, di donna Domenica. Che ti metteva in garofalo? Ma avevi fatto una promessa. Qua nessuno ce ne va a venire, no? Guarda, e chi sono tutti questi? Ma non è possibile. Questo è Giovanni. Piace. Sarebbero parenti, tutti quanti parenti. Ma com'è altra gente? Parenti, nonna mia, fanno bianco fiore, il tempo di sistemarci, devono fare un lavoro, poi anche un posto. Tutto qua, al sorello di Angelina. La casa è grande fino a quando il padrone vuole. È vero. È grande la casa, ma qui fa freddo, non c'è sole, piove. Ma perché? Figlia mia, ma mangiamo. Una via se la devono trovare. Adesso va bene, non fare un uovo in camera mia. Ma sono qua. Guarda, mi figli di Dio. Ma cosa, sono letto mio. Ma non ti ricordo, mi sono venuti. Ma sono ma come? Io ti volevo parlare di quando eravamo piccoli. Ma io ti volevo parlare di quando eravamo piccoli. Ma io ti volevo parlare di quando eravamo piccoli. Ma io ti volevo parlare di quando eravamo piccoli.
Buonanotte. Mi raccomando la luce, né, giovanotto? Luce, giovanotto. Sera. E allora stasera che si fa? Io direi di farci una bella pizza e buonanotte. Che bella pensata, pizza e mandolino. Smettila. Guarda, stasera per divertirmi un po' dovrei far saltare almeno la mole. Guardatela, mica male, no? Credo che faccia la gelata di sicuro, ci vuole il rompighiacci. Disse la volpe all'uva. Bugianen, ce li ho i soldi. Che fai adesso? Paghi le donne? Una mignotta, no? Le donne sono donne, ci vuole solo un po' di modo. Ciao. Sconto comitive. Certo, bella, certo. Grazie. Mica mi vorrete bruciare il paglione, sono 20.000 lire tutte e tre. Lotto all'inflazione, come vuole il governo. Ma fatemi vedere un po' di soldi prima, no? Vieni, che ti facciamo vedere. Dai, ferma con le mani, villano! Lasciatemi! Che c'è? Qui stiamo lavorando, Fuori dalle palle, pagliacci. Chiede vinni. Pilare. Hai capito? E muovi. Via! Via! Te lo pianti nei coglioni. ZY a piazza del municipio. Ripeto, un ZY a piazza del municipio. Ricevuto. 2 minuti per gamma 3. Ricevuto gamma 3. Positivo. Ricevuto gamma 3. Positivo.
fai da questa parte? L'hai appeso tu? Sì, ti piace? Questa volta è chiaro il movente politico, no? In che senso, scusa? Beh, vilipendio, offesa alle sacre vestigia della patria, o no? Scherzo. Tu hai finito di scattare? Tu chiamami la centrale, voi datevi da fare. Allora, stavolta in che direzione scavi? Io a te ti scaverei la fossa. Bravo. Voglio sapere quali negozi questa sera hanno chiuso per ultimi. Informatevi, presto. Sbrighiamoci. Che razza di bestie siamo? Non lo so. Tu non ci crederai. Ma oggi mi sento un po' strano. Tu no? Avremmo lasciato un sacco di impronte in giro. Chi se ne frega? Mica siamo schedati. Io oggi mi sento proprio diverso. E dire che qualche rimorsuccio me l'aspettavo, specie per la pattona che era una poveraccia. Tu no? No. Peccato. Che strano è strano, un regolamento di conti come tutti gli altri. Di solito non li appendono in piazza, li nascondono. Delinquenti, malati mentali. Santa Ca, noi stiamo lavorando, ma che diavolo ti impicci? Non ho capito. Ha nessun sospetto, qualche indizio. Ne abbiamo arrestati una ventina. E degli assassini nessuna traccia, vero? Senti, fin tanto che si ammazzano fra loro, tanto meglio per noi, no? Perché dici fra di loro? E se invece fosse la cosiddetta gente per bene, incensurata, che comincia ad ammazzare, eh? Scusa, Santa Ga, ma non è che schiacciando bottoni lì al cervello elettronico tu... Ma chi lo sa, tutto può essere. Tutto può essere, eh? Vabbè, scusa, Scusa tanto. Scusa. Per me, guardi, la benzina dovrebbe andare a 1.000 lire per i privati, eh? E così si favorisce finalmente il mezzo pubblico, eh? Strade sgombre e salute per tutti. Ah, qui non si può più andare avanti, non si cammina più. Ha visto? Io arrivo la sera che sono completamente pazzo. Volete fare il bagno? No. È a te che vogliamo farlo fare. Fuori! Scendi o t'ammazzo. Ma che fate? E galoppa! Buona passeggiata! No, fermi! Vedi il taxi! Per me, disgrazia! Fermatemi! È diventata strana la gente. Certo che sono tutti nervosi. Per fortuna sappiamo come rispondere. Ma speriamo di trovarlo. È mezz'ora che ci aspettano. Ah, eccolo qui. Taxi? Io come stare? Meno male. Eccoci qua. Buonasera. Buonasera. Io Silvio Pelli, programma. Cinque. Thank you.
Cosa succede? Non muovetevi, zitto spalla. Cos'è, un sequestro? No, signore, è una scopata. Con la pistola? Chiudi il becco. Pure resistenza, non ci conviene. Allora, è vero che volete solo giocare un po'? Su, vediamo un po' che cosa sai fare. Eh? Dai, coraggio. Forza. Buonasera. Cercano qualcuno? No. E allora? Ai! C'è niente. Guarda un po' qui. Ah, ecco. Ah, sì, da qua. Cos'è? È il portadarmi del morto, questo. E la pistola? Non lo so, forse l'hanno presa gli stessi che l'hanno ammazzato. Michele Correnti, al destra di piazza del Senato. A questo gli hanno fregato pure la macchina. Può darsi. Attento. Prego, commissario, s'appoggiamo. Grazie. Ma... qualcosa mi dice che il peggio deve ancora arrivare. Ma sentite, Santagà. A voi che ve lo fa fare? Che cosa? Siete pagato per fare 7 ore d'ufficio. Dalle 8 alle 10. Siete sempre in giro. Do fastidio anche a te adesso. No, che c'entra. Ma io al vostro posto starei caldo caldo sotto le lenzuola, possibilmente in buona compagnia. Oh, tu, non ti muovere, eh? Va bene. Ma sai, quando si diventa vecchi, si hanno bisogno di tante altre cose. Poi si dorme anche meno. Comunque chiama. Chiama la centrale, Tamaroglio, e avverti anche il magistrato. Sì, signore. Dottù, dalla centrale dicono che è successo un fatto grave in un cantiere a pochi chilometri da qui. Sembra che ci siano dei morti. Però ci avete azzeccato. Se è così, quando giocate all'otto facciamo società. Facciamola. Pronto, centrale. Centrale, pronto. Segnalate la zona. Insomma, li hai visti bene in faccia quei due?
Ostrica, se li ho visti bene, signor commissario. Erano lì davanti a me. Erano due giovinastri. Uno era un morettino coi capelli ricci. L'altro era biondo coi capelli lisci. Tutti dritti, come la capretta e il biondo. Disgraziato, lo sai chi era una delle due donne uccise? La moglie di un deputato. Puareta. Condoglianze, deputato. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Dunque, allora abbiamo detto, guardi qui, l'ovale, la bocca, così. Sì. Gli occhi, questi? Sì, sì. E i capelli? Perfetto, perfetto. I baffi erano, guarda un po' qua, questi? No, no. Vabbè. Guardiamo un po' quest'altri. No, no. No. Allora questi forse. Ah, quelli li portava sempre mio nonno, se li licciava sempre il signor commissario, così, guardi. Sì. Sì, vabbè, vabbè, andiamo avanti. Guarda, guarda un po' questi, ecco. Così? No. Ma come cavolo erano questi baffi? Chi ha detto che aveva i baffi? Non avevano i baffi. Io ho sempre avuto i baffi, signor commissario, 20 anni, guardi. Adesso le faccio vedere. Babetta. Documento qua, guardi. I baffi sempre, 20 anni. Guarda un po' quello. È irriconoscibile. Oh! Ciao! Scusa, Peppe. Con gli occhiali non ti avevo riconosciuto. Non avete letto i giornali? Domenica c'è la Lazio. Gliene diamo un'altra di lezione. Guarda. Se vinciamo 3-0, come l'altra volta, prometto che pago una scopata a tutte e tre, eh? E sorridi. Avete visto che titoli? Il più gentile città dell'incapace. E hanno ragione. L'opinione pubblica è sconvolta e adesso c'è anche la moglie di un deputato. Voglio gli assassini. E subito. Abbiamo gli identikit. Stiamo scavando negli ambienti del sottobosco politico. Abbiamo 2000 agenti che stanno setacciando tutti i quartieri periferici della città. Stiamo mostrando al testimone, il guardiano del cantiere, le foto dei pregiudicati. Ah, le solite stronzate, ma è possibile che non si sappia fare altro? Qualcuno che abbia un'idea nuova? Io ce l'avrei un'idea. Ah, sei ancora qua, tu non sei partito? No. E qual è quest'idea, senza far perdere tempo, naturalmente? Beh, mi è venuta mentre schiacciavo i bottoni, là dove mi avete mandato. Niente, delitti, diciamo così, ecologici. Questa mi piace. Ecco, stai a sentire, Questi sono soltanto alcuni dei campioni che ho raccolto giù in archivio. Per una questione di posteggio viene ucciso all'uscita di un cinema. Poi, questo è successo a Milano 4 mesi fa, senti, tifoso freddato con un colpo di pistola in bocca dopo la partita, ma non è ancora finita. Colpi di accetta per una questione di precedenza stradale. Poi ce n'è una ancora che... Ah, senti questa. Rimproverato per aver schiaffeggiato uno scolaro, un insegnante ha freddato il direttore didattico con 7 revolverate. Per favore, vuoi venire al sodo? Vedi, la questione è che noi ci ostiniamo a credere che un delitto debba avere sempre un movente. Gelosia, denaro, interesse. Questa invece è tutta gente che fino a un attimo prima non aveva nessuna intenzione e nessun interesse ad uccidere. Siamo arrivati ad un punto ormai che basta una parola sbagliata, uno spintone, uno sguardo, uno sgarbo e diventiamo tutti assassini. E tu? Ecologicamente, chi hai ucciso oltre quel ragazzo? Nessun altro, ma non è detto. Stronzate, fai perdere tempo. Oh, credo che sono io a perdere tempo qui con te. Stai attento a come parli, perché potresti rimetterci le penne un'altra volta. Più di così? No. Tu credi di stare meglio di me? Sai benissimo quanto scotta quella poltrona finché questa storia è in piedi, vero? Proibisco. Tanto è vero che hai una paura fottuta. Ti stai cagando addosso, no? Perché non lo ammetti che ti stai cagando addosso? Fuori! È vero che ti caghi addosso o no? Fuori dai coglioni! Fuori! E voi levate i culi da queste sedie. Avanti, al lavoro. Datemi da fare. Voglio gli assassini e subito. Ci andiamo a prendere un caffè? Thank you.
Sì? Santa Gal, sei tu? Sì, sono io. Senti un po', scusami per prima. Stavo pensando che, niente d'ufficiale naturalmente, sì. È Damaroglio che si occupa del caso purtroppo. Ma certo, ma se te la senti di poter agire in modo... Tutto parallelo, nel caso tu giungessi a una soluzione rapida, pulita, che ci consenta di mettere a tacere la stampa e alcuni personaggi più in alto di noi, la cosa diventerebbe ufficiale. Potresti evitare il trasferimento e... rientrare nella mobile. A che serve? Che è sta cosa? Non lo so, bisogna chiedere a mia moglie. Ovidio, c'è un biglietto qua. Ah, sì, è suo. Dice che l'arrosto è nel frigo e che lei fa il turno di notte. E i bacetti? Perché l'hai già letto? No, lo so a memoria. Quella stronza scrive sempre le stesse cose e non se ne accorge neanche. Sembra di vegliare un morto. Per te è facile essere allegro. La tua foto sul giornale non c'è. Adesso ti spacco il muso, così non ci somigli più. Guarda, questo sono io. Lo vedi, sono io. Tu non gli somigli tanto. Ma questo sono io. Ma vaffanculo, Peppe. Di facce da terrone come la tua è piena Torino. E poi chi vuoi che pensi a te? Ma che bisogno c'era? La moglie di un deputato. Però la brunetta te la sei fatta pure tu, no? Doveva essere solo una scopata. D'accordo, ragazzi. Qualsiasi cosa succeda, la colpa è mia. Vedi, immigrato, a me non me ne frega niente di niente. Un par di balle. O tutti dentro, o tutti fuori. Comunque, visto che Peppe se la sta facendo sotto, torniamo alla pizza e basta, eh? Perché? Che è successo? Niente, niente di particolare. Ti posso parlare un attimo? Certo, ma lo prenda con le buone, commissario. Perché? Ha dei brutti tic. Va bene, grazie. Eh sì. Buongiorno, Mainardi. Le posso parlare un momento? Ho fatto un gran lavoro, ma non riesco a concludere senza il suo aiuto. Dica, di che si tratta? Cosa, non si sente bene? No, perché? Bene come si può stare qui dentro. Ah, ecco. Qua c'è tutto. Tutte le estrazioni del lotto fin dal principio. Così questa volta la macchina non mi dice più di andare a prenderlo in quel posto. Ah, il lotto. Eh beh, certo, perché sarei venuto qui, se no. Sempre che questo non le porti disturbo, non vorrei che lei avesse delle grane, eh? Ah, per carità, commissario, mica siamo schiavi. Ovidio, al telefono! Mi scusi. Prego, prego. Ciao. Sei tu, cara? Com'è che hai chiamato? C'è lo sciopero? Ma no, che sciocchino sei. Senti, una cosa seria. Ci ha invitato il primario. Ma no, il primario! E che ci offre per pranzo? Mammella neoplastica infarcita di coglioni con orchite? Sa, mia moglie è medico, non si impressioni. Andiamo, piantala di scherzare. Lo sai benissimo che è una cosa molto importante. Questi, dottore? Sì, sì, quelli. Una cosa importante? E cos'è? Li porti nella sala, io arrivo subito. Allora? È per il concorso di vice, no? Lo vuoi mettere KO? Non ti basta una vittoria ai punti. Uffa, piantala e ascolta. Domenica siamo invitati a una partita di caccia nella sua tenuta. E non dire che giochi il Torino, per favore, perché qua in ballo c'è la mia carriera. Qualche sacrificio lo dovrai fare pure tu, no? Ma non gli basti tu al signor primario? Senti, visto che domenica ci sono i candidati a viceprimario con le mogli, io ci vado col mio marito. Punto e basta. D'accordo, ho capito. Non t'agitare. Punto e basta.
Non trova che le donne siano diventate delle gran rompiballe? No. Io le ho sempre trovate dolci, adorabili e ben disposte. Ma dove lavorava prima lei? Alla Buoncostume? Oh. Un vecchio poliziotto ne ha viste tante. Mi scusi, professore. Prego, prego, cara. Ha notato la differenza che esisteva tra il reperto radiologico e quello che abbiamo trovato aprendo? Sì, ho visto, professore. Le tecnologie scientifiche dovrebbero facilitare tutto il nostro lavoro, ma spesso ci portano fuori strada. Quella aorta sembrava piccola, ben delineata nei limiti, invece presentava addirittura un aneurisma. Sì, ma aneurisma della parete posteriore. Un pneumomediastino l'avrebbe messo in evidenza. Ah, sono cose da farsi prima di intervenire sul cuore. Beh, sapendo che sarebbe stato lei ad operare, non si sono preoccupati di andare a fondo in tutti i particolari. E intanto l'operazione è durata più del previsto. È molto che lavora qui? 4 anni. E come si trova? Divinamente. Ha visto che bei colori su alla sala macchine? È tutto color cielo. Si vede da tutte le finestre il cielo. Viene voglia di cagare sopra a tutto. Beh, ma perché? Che cosa le manca? Spazio, libertà, aria. A volte mi sento in gabbia. Beh, non è il solo. Io sono diverso. E cioè? Molto diverso. Non mi rassegno, commissario. Come fa lei a stare qui a schiacciare dei bottoni? Beh, ma la mia è una vecchia storia. D'altra parte qualcuno deve pur farlo. Però se mi va bene un certo lavoretto, se riesco a mettere le mani addosso a 2 figli di puttana che dico io, ci torno la mobile, minchia se ci torno. Pure con sta gamba fottuta. E questi 2 signori chi sarebbero? Strani tipi. Gente che uccide per niente. Ah, 2 mostri. Non trova anche lei? Questa società ormai produce di tutto. Perché non dovrebbe produrre anche mostri? Non le pare? Già. Perché no? Una sigaretta? Sì, grazie. Oh, scusa. Molto bene. Detergente. Purissimo, sì. Grazie, grazie. Vogliamo fare una piccola gara? Così, tanto per movimentare la battuta. Cioè, professore? Scelta di tempo e polso fermo sono le doti migliori sia per un chirurgo che per un cacciatore. Dividiamoci. Ci vediamo qui fra un'ora. Vince chi avrà preso più fagiani. Vince cosa, professore? Si vince sempre per una cosa sola. La gioia di essere meglio degli altri. Cin cin, mia cara. Alla sua, professore. Ma se ti dico che li ho visti io. Ma chi, Alba? Stalanco, la porta della mortuaria. Beh, quella stava là inginocchiata davanti al catafalco. Così alza il punteggio. Uey! Disgraziati assassini! Spogliati, ho detto! Sì, subito! Avanti, spogliati, o ti ammazzo! Ah! Aiuto! Oh! Oh! Aiuto, assassini! Mi hanno sparato! Ai! Ai, ai! Ah! Ah, mi hanno sparato! Non ne posso più! Ma davvero gli hai fatto il culo a pua? Sì, dovevi vederlo. Che goduria! Per me siete pazzi. Siamo tutti pazzi. Ci prenderanno. Hai i nervi un po' scossi, immigrato, eh? Ciao,
Inconsueto ritorno. Buonasera. Buonasera. È con questi che te la fai? Perché? Non ti piacciono? Noi ce ne andiamo. No, perché? Adesso mia moglie ci racconta il resto della storia. Se scoprono che sei stato tu a sparare, era meglio che lo facevi secco. Delitto passionale. Ti faceva una pubblicità da niente. Beh, buonasera, signora. Sera. Ciao, ci vediamo domani. Ciao, Ovidio. Perché l'hai fatto? Dimmi, solo per il gusto di rovinarmi la carriera? Ma no, è stato uno scherzo. E poi se ho rovinato qualcosa è il sedere del professore. È stata l'ispirazione di un momento. L'ispirazione di un momento? Ma tu sei pazzo, completamente pazzo. Ma come? Sono 10 anni che sgobbo, che mi rompo, che mi faccio in 4 per migliorare la nostra situazione, pensando che forse un giorno potremo permetterci quelle 4 piccole cose che altri meno in gamba di noi hanno già ottenuto da un bel pezzo e se le godono. E tu rischi di mandare tutto all'aria per una scemenza del genere, per un capriccio da demente, da folle. Ma che gusto ci provavi a sparargli nel sedere? Me lo vuoi dire, sì o no? Non lo so neanch'io. Ma a te non te ne importa niente, niente di me, della mia carriera, della nostra vita. Non me ne importa un fico secco. E certo, certo che non te ne importa niente. Sono 4 anni che stai a schiacciare bottoni in quella cacca di fabbrica di numeri. Mi piacciono i numeri. Io non ti voglio più vedere. Hai rovinato la mia vita. Tutta la mia vita hai rovinato. Non ne posso più! Lavori stasera? No. Peccato. Proprio stasera. Perché? Ho le mie cose. Buffone. Quanti anni hai, vecchio? 61, mi pare. Ti tiene sotto come un galletto, eh? Oh, senti, io non mi faccio mettere sotto da nessuno. Sì, va bene, sono stata col professore, ma è normale. Dipende da lui la mia carriera. Se è per questo che gli hai sparato, sei un bel pirla. E poi dicono che voi donne siete ostacolate nel lavoro. Sì, è vero. Noi siamo facilitate. Signora, questo è il terzo e ultimo avviso. E dove me ne vado? Ha tempo 8 giorni per andarsene. No, sono 20 anni che sto qua. E ho diritto a una casa. A me non interessa. Se fra 8 giorni la troviamo ancora qui, saremo costretti a usare la forza. Sì. Il palazzo è stato dichiarato pericolato. E forzosamente. Il padrone non ci ha mai messo una lì sopra questa casa. Beh, senti che dice questo. Senti. Tu sei Giuseppe Nania. Peppi. Oh, dico a te, sei Giuseppe Nania. Peppe, fermati, fermala! Peppe! Peppino! Peppe, figlio mio, ma che fa? Perché te ne scappi? Fermati! Fermatelo! Fermati! Fermatelo! Attenzione, lì qua! Parla! E parla! La fedina penale ce l'hai pulita. Qualunque cosa tu abbia fatto, se parli te la passi liscia. Perché hai tentato di scappare? E di qualcosa! Magari una balla, ma di qualcosa! E parla, Terun! Che cosa avrai fatto? Uno scippo? Una rapinetta? Un sequestrino! Ricordati bene. Guarda che se parli subito te la cavi con poco. Te lo garantisco io. Coraggio.
Tanto prima o poi verremo a saperlo. Lo sai, è vero che lo verremo a sapere. Però dopo sarà peggio. E già, perché non avrai neanche le attenuanti della confessione. Capito, no? E allora è meglio che parli. E subito. Via, via, portatelo via. Aspetta un momento. Sei tu questo, non è vero? Eh? Non è vero che sei tu, ragazzo? Avanti, confessa. È per questo che scappavi. Hai quelle due donne sulla coscienza. Santagà, vuoi piantarla di rompere? Dammi soltanto un paio d'ore di tempo. E cerca di tenerlo qui, se vuoi. Vieni con me, tu. Ai suoi comandi, commissario. Allora, dottor, che ne facciamo? Lo teniamo qua? Via, via. Via, via, via! Ma che fai? Ma che fai? Ma vedi che ti sento male? Dammi! Che si appazza veramente? Rimane mai di nostro, rimo manico. Guarda qua, mi ha muzzicato pure a me. Subito. Ostia benedetta, è Sacopà. Era lui? Sì, sì, era lui, il più piccolo dell'altro, è il Moreto. Ecco, signore. Grazie. Per mia moglie. Da oggi è viceprimario, lo sai. Complimenti. L'ha fatto per noi, per non tradirci. L'ha fatta per non pagare il conto. E ci è riuscito. Da vivo l'avrebbero interrogato, accusato, condannato. Da morto se lo sbattono. Dove andiamo? Io vado a festeggiare mia moglie, tu al lavoro. Ma non hai letto gli articoli? Porteranno quel balengo di guardiano a guardarci tutti in faccia, uno per uno. E a te che ti frega? Mica t'ha visto? Sempre detto, o tutti o nessuno. Pepe se n'è andato. Adesso tocca a noi. Ma se deve essere l'ultimo giorno, che sia da leone, porca vacca. Guarda che quelle cose lì le ha sempre dette chi poteva permettersi 100 anni da leone. Ma veramente, te lo dico io. E va bene, io posso tornare in fabbrica. Ma tu? Tu che farai? Io... Beh, io ho finito le sigarette. Scusa, ti dispiace. Due pacchetti. Due pacchetti. Ovidio! 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 Che ora è? È già sera? No, cara. Sono solo le 10 del mattino. È una splendida giornata. Auguri, viceprimario. Oh, la zuppa inglese, è la mia passione. Anch'io ti avevo preparato una sorpresa per festeggiare. Ah, sì? Che cosa? Da stanotte non sono più di turno. Ah, beh, è splendido. Eh sì, signor marito.
E sai adesso a quanto arriva il mio stipendiuccio? No, a quanto? Una bella cifretta. 700.000 lirette. Voilà, siamo quasi schifosamente benestanti. Pronto? Sono Ovidio Mainardi, via Zara 16. Ho chiamato prima. Potremo finalmente cambiare casa, comprare la Mercedes, adesso esce un modello nuovo. Magnifico, cara. Sì, è per mia moglie. Per me? Che cos'è? Non faccio questione di prezzo, la migliore che avete. Ma cos'è? Un momento, scusa, quanto fai di taglia? 42. 42? Sì. Sì, certo, foderata di raso. Bordo di castorino. Bene. Sì, molto elegante. È una pelliccia, che tesoro che sei. Ah, sai che il primario ci ha invitati nella sua villa di Cortina a fine d'anno? Sì, certo, l'esterno è in noce molto chiaro. Mia moglie era vice primario alla clinica Villa Cristina. Eh sì, mi pare giusto. Si addice al prestigio della persona. Arsenico. Sì, certo. Vedrai che ti piace. Scusi, come ha detto? Foderata di zinco. Dice che è meglio. Molto meglio, eh? Ti va bene foderata di zinco, così non entrano i vermi. Nella torta. Anche un po' di velino per i topi. Sì, molti fiori. Rose rosse. Le piacevano molto. Per la scritta, metta... Dottoressa Alba Severini in Mainardi, donna di preclare virtù, compagna indimenticabile, casta e fedele. Insigne studiosa. Visse in città, ma ebbe sempre cara la vita dei campi. Il marito, inconsolabile, pose. Oh, monsieur, buongiorno. Ha riposato bene? Ma cosa fa? Ha dimenticato il codice della strada? Vogliamo vedere se c'è qualche articolo che le manca? Divieto di sosta, marciapiede, intralcio al traffico, occupazione del suolo pubblico, in tutto 40.000 lire. Ma per lei facciamo 35. Cosa fa? Concilia? Sì, certo. No! Averti la centrale di mandare qualcuno all'indirizzo di questo signore. Va bene, tu vieni. Vengo, con me. Vengo. Ve l'avevo detto che quel ragazzo era un tipo un po' strano, dovevate arrestarlo prima. Siamo tutti un po' strani oggi. Andiamo. Vai, vai. Con permesso. Mi dà qualcosa. È ben dura la vita, eh? Thank you.
lasci stare! Muoviti! Che vuole da me? Gabri! Muoviti! Aiutatemi! Vai! Aiutatemi! Fatevi da parte voi! Oggi lavora il direttore! Oh, chiami, chiami qualcuno! Fermi o sparo! Giù! Avanti, tocca questo capo. No. Su, avanti, toccalo. No. Ho detto di toccarlo. No. Avanti, toccalo, cagone. No. Toccalo. No. Getta la pistola o sparo. Bravo, commissario. Ci hai messo del tempo, ma ci sei riuscito. Getta la pistola, la giostra è finita. Neanche per sogno. Getta la pistola, t'ho detto. Avanti, spara, è il tuo mestiere, sbirro, no? Il tuo numero, eh? Figlio di puttana. Le indagini condotte da me e dai miei collaboratori sono state coronate da successo. Prego. Grazie. E pertanto possiamo considerare questo caso definitivamente risolto. Perché gli ha sparato? Non poteva arrestarlo? Beh, guardi, tutto il resto è vincolato dal segreto istruttorio, come potete immaginare. Non abbiamo altro da dire, mi sembra. Grazie e buon lavoro a tutti. Ma voi la sera che fate?